Amici appassionati di motori, buongiorno e benvenuti alla stagione 2024 della Midget Italia Racing Series. Io sono Daniele Spadi e vi accompagnerò nel corso di questo primo appuntamento sul circuito Porri Car, uno degli autotromi più importanti a livello europeo. Ci troviamo in Francia su un circuito lungo 5842 metri. 15 curve, 6 a sinistra e 9 a destra. Che scopriremo non solo nel corso di questo giro di formazione che parte proprio in questo momento, ma nel corso anche dei 20 minuti di gara. Partiamo quindi con la prima delle quattro corse in programma in questo fine settimana transalpino, che inaugura di fatto quella che si pronuncia essere una stagione davvero emozionante. Insomma, lo abbiamo visto sin dai risultati delle qualifiche: come sarà un anno davvero combattuto con uh, piloti. Ben 29 sullo schieramento di quest'oggi pronti a lottare per un piazzamento in zona punti sul podio e perché no anche per la vittoria. Iniziato dunque il giro di formazione. È il momento migliore per andare a elencare quella che è la griglia di partenza. Che vede Romain Damiani scattare dalla pole position pilota transalpino con la vettura numero 101. Lo vedete anche dalla grafica: scatterà alla destra, sulla destra dei teleschermi. Con la sua vettura del GT Driver Racing Team. Secondo posto per un ottimo Alberto Nasca, che è riuscito a trovare un gran giro in qualifica per piazzarsi in seconda posizione. Alle loro spalle Gaggenesi e Torelli con Pedrini e. Alle sue spalle, Schireo in sesta posizione. Ferroni e Florenzi compongono invece la settima fila con Bensi e Girotti a chiudere la top 10. Ben 15 le file di questo schieramento: vedete tutto il resto eh, della griglia scorre adesso in sovraimpressione. Siamo già all'interno del secondo settore della pista e sarà davvero interessante vedere come. I piloti affronteranno questa prima corsa. C'è sempre un po' di incertezza a inizio stagione. Bisogna capire quali sono i valori in campo. Bisogna capire quanta aggressività portare in pista. Soprattutto con un inizio del giro così complicato come quello di Le Castele, una chicane sinistra-destra molto stretta e difficile da affrontare. Quindi vedremo chi avrà più coraggio e chi riuscirà a sfruttare un ottimo spunto al via con la partenza che oramai è davvero vicina. In polo dunque Romain Damiani, lo vedete con la vettura color nero in prima posizione. Lui che è il vice campione della Midget Italia Racing Series, sei vittorie lo scorso anno in un campionato lottato fino all'ultimo con il compagno di squadra transalpino Jeremy Tournissot, campione uscente e non presente questa stagione. Dunque, sicuramente i favori del pronostico sono con il pilota di casa GT Drive Romain Damiani, che però vedrà alle sue spalle un Alberto Nasca più che competitivo in qualifica secondo posto nel Q1 svoltosi nella giornata di venerdì con questa mattina che invece vedrà Naska pronto a partire dalla prima fila, attenzione dietro anche al duo Gaggianesi-Torelli, entrambi molto rapidi nella sessione di qualifiche potrebbero sicuramente essere una minaccia per quanto riguarda il podio quest'oggi e perché no anche la Vittoria vetture che seguono la Safety Car a ingresso terzo settore abbiamo visto il lunghissimo rettilineo del Mistral, interrotto poi dalla Chicana, dove vedremo sicuramente gran parte dei sorpassi di quest'oggi. Ma attenzione anche a questo terzo settore molto tecnico, governato da curve a lunga percorrenza, che spesso e volentieri permettono ai piloti di fare la differenza, soprattutto sul giro secco, ma anche in fase di gara. Sarà sicuramente oggetto di sorpassi l'ultima parte del circuito. Vetture che adesso si dispongono lungo il tracciato alle spalle della safety car con damiani e Nasca pronti a dare il via a questa stagione, una stagione che vedrà ben 5 appuntamenti per un totale di 20 gare, questo l'unico round, oltre ai confini tricolori andremo poi a Valelunga, Pergusa, Mugello e Misano per concludere la stagione in quel di novembre, ma le attenzioni adesso sono qui. In Francia al circuito di Le Castellet con la vettura di sicurezza che sta per rientrare ai box e bisogna percorrere soltanto le ultime due curve e poi dare il via a questa corsa con Damiani che partirà dalla prima posizione con Nasca alle sue spalle seguito poi da Gagnesi, Torelli e via via tutti gli altri. Vettore di sicurezza, dunque, che percorre l'ultima curva e si prepara a rientrare ai box. E dunque, è tutto pronto per l'inizio della Midget Italia Racing Series 2024 con i semafori che da rosso scatteranno e cambieranno sul colore verde per dare il via allo spettacolo di questo campionato che promette sicuramente grandissime emozioni. Con la bandiera verde che sta per essere esposta con i piloti che arrivano adesso sul traguardo e via si parte in questo momento con un buono scatto da parte di Nasca con tante vetture che si propongono anche verso l'interno ma è Damiani a controllare le operazioni verso curva 1. Si arriva quindi verso la prima chicane con Nasca che prova all'esterno a impenserire il francese con anche la vettura di Gaggianesi che si fa vedere all'interno. Con Torelli impegnato nella difesa per la terza posizione. E ci riesce. Grazie a un'ottima precorrenza di curva 2. Ma Armen Damini rimane al comando. Mentre alcune vetture finiscono lunghe. In uscita dalla prima curva. Ecco la lotta a centro gruppo. Si va verso. Lo stretto in butto di curva 4 con Damiani ancora davanti a tutti. Poi Nasca, Gagiannesi, Torelli, Ferloni e Bensi a chiudere le prime sei posizioni. Un piccolo contatto nelle retrovie proprio in occasione di curva 3-4. C'è anche una vettura in testa coda che viene colpita da un rivale, dunque subito un incidente per iniziare questa stagione con la vettura, la medical car pronta ad assistere qui anche. Due ulteriori vetture coinvolte erano quelle di Burginò e Zanzottera. Mentre nel frattempo il gruppo continua ad andare verso curva numero 8, la chicane del Mistral con Nasca, che sicuramente prenderà tutta la scia di Damiani con il Transalpino, che nella gara di casa vuole confermare il successo. Ho ottenuto, anzi il primato, ottenuto in qualifica, mentre nel frattempo Gaggianesi prova l'attacco nei confronti di Torelli come alle spalle Lambrughi, prova a infilarsi su Ferloni con in questo momento anche inquadrato il giovanissimo Giacomo Pedrini, soli 15 anni, il pilota più giovane dell'intera squadra della Midget Italia Racing Series, mentre davanti Damiani rimane al comando con un ottimo scatto che gli ha permesso di... Stare davanti a tutti mentre lo vedete dal pannello in alto a destra, proprio il pannello digitale lungo il circuito è in pista la safety car proprio per l'incidente avvenuto nel primo settore, proprio nelle fasi iniziali di questa corsa in curva 3-4. Una bella frenata che porta proprio in questa prima parte del circuito. Qui la vettura numero 111 di Filippo Tornaghi, che è purtroppo costretta già al ritiro, vediamo anche il disappunto. Del pilota di categoria Junior Lui autore di ottime prestazioni Soprattutto negli ultimi anni Al suo esordio con le ruote coperte Purtroppo esordio non è andato a buon fine Con la vettura danneggiata Sul lato anteriore sinistro Lo vedete adesso anche in grafica In sovraimpressione la presenza della safety car Qui replay della partenza con un ottimo spunto Inizialmente anche da parte di Torelli Con la vettura azzurra in quarta posizione Damiani sembrava fare leggermente fatica nel, nei tempi di reazione invece è riuscito senza problemi a comandare il gruppo verso curva 1. Qui vediamo proprio la prima staccata eh, di questa corsa con Nasca, che ha mantenuto la seconda posizione, mentre Torelli ha dovuto combattere con Gaggianesi, cercando di prendere la terza posizione, cosa che gli è poi riuscita. Posizione poi persa nel corso del resto del primo giro. Qui invece il replay della lotta a centro gruppo. ...che ha poi scaturito il contatto che ha portato in pista la safety car... ...vediamo qui un replay con un paio di contatti proprio in frenata in occasione di curva 3... poi un testa coda generato proprio a centro gruppo... E in queste situazioni è sempre difficile evitare poi la vettura ferma che compare all'ultimo agli occhi dei piloti... ...purtroppo questo è stato il caso e dunque subito la vettura di sicurezza che è dovuta intervenire... ...per permettere ai commissari di gara di rimuovere le vetture incidentate e che quindi ci regalerà presto la eh, ripartenza, purtroppo coinvolti tanti piloti, tra cui avevamo visto anche Massimo Zanzottera con la vettura numero 83, e anche Jean-Marc Bourginot, qui il contatto proprio del, nelle retrovie, che ha portato a un ulteriore coda, ecco la vettura numero 11 di Bourginot, pilota transalpino di categoria senior, che è finito purtroppo in testa, coda assieme alla numero 83 di Zanzottera. Che è dovuto infatti... si è dovuto infatti ritirare dalla corsa. Nel frattempo, le vetture utilizzano la via di fuga disponibile proprio nel primo settore. Insomma, il porricar famoso per tutti i suoi possibili incastri. Per quanto riguarda il layout della pista, ben 247 quelli a disposizione eh, del circuito, questo è il classico mh, tracciato disegnato per le maggiori competizioni, soprattutto anche a ruote coperte. Parliamo comunque di campionati importanti come la European Le Mans Series e il GT World Challenge presente in uh, questo fine settimana, insomma, come al solito la Mega Italia Racing Series viene accoppiata a a campionati davvero di alto livello e di elevata caratura, mentre la Safety car ha oramai ricompattato il gruppo. Qui vediamo il cambio di posizione. Grandissimo scatto da parte della vettura numero 13. Quella di Simone Monforte del team setup. Che dal diciottesimo posto si è portato in ottava posizione. Ben 10 le piazze guadagnate in questo avvio di corsa. È il miglior partente della, di, questa prima, di questo primo appuntamento. Bene, anche Lambrughi con 5 posizioni guadagnate. Mentre scatto difficile per il danese Jensen, che è scivolato fino in ventiquattresima posizione. Inquadrata qui la vettura numero 56 di Giampaolo Orlandi del team Costa Ovest. Team rappresentato da ben quattro vetture, tra cui quella di Gabriele Torelli, presente al momento in quarta piazza e in lotta per il podio. Vettura di sicurezza che ha quindi ricompatato il gruppo con Damiani, che dovrà dunque gestire le fasi di ripartenza. Sappiamo essere una parte molto delicata della corsa. Qui, intanto, la vettura decisamente incidentata. Di, del pilota di One Racing Michele Makarovski con la numero 111, quindi sicuramente costretta al ritiro, ma che è riuscita quantomeno a ripartire per spostarsi dalla carreggiata. E dunque, potremmo essere vicini alla ripartenza. Selfie car, che sicuramente compirà un altro giro, perché siamo arrivati adesso all'ultima curva di questo splendido tracciato con Damiani, che dicevamo dovrà gestire dunque. Le fasi di ripartenza con Nasca e Gaggianesi pronti invece a cercare di farsi vedere alle spalle della francese che sa tuttavia come gestire queste situazioni. Lo dicevamo, vice campione della passata stagione, 6 vittorie lungo i 5 round del 2023 e tanta esperienza portata a casa dal francese del team GT Drive, che da sempre è tra i più competitivi nel panorama della midget. Non solo, però Francia, ma anche tanto tricolore, come abbiamo visto in precedenza: Nazca Gaggenesi, Torelli. Pedrini, dicevamo. Essere una delle new entry. Lui, per forza di cose, parte della categoria junior, visto che è addirittura un classe 2008 di Cesena, il pilota più giovane dei 29 partenti. Lui che già nella passata stagione ha debuttato con le monoposto nel uh, campionato italiano di Formula 4, la serie proprio di Formula 4 più importante al mondo. Con uh, discreti risultati anzi buoni risultati soprattutto per la sua tenere età e quindi abbiamo subito visto il suo valore con un'ottima performance in qualifica lui che si trova per ora in quinta posizione qui proprio la, vettoria, la vettura di Racing One ferma in questo momento in uscita di curva 5 in ingresso di curva 6 con le vetture ancora in corsa che procedono alle spalle della safety car 12 minuti e 11 secondi al termine con le vetture che si stanno accingendo a entrare nella seconda parte della corsa, gare ricordiamolo molto brevi da 20 minuti per promuovere lo spettacolo e permettere a ogni giro di essere decisivo, 4 sono le corse in programma, ci sono in questa per precisa occasione 6 delle 29 vetture che presentano due piloti e dunque vedremo i protagonisti di questa corsa ripetersi poi anche in gara 3 che vedremo nella giornata di domenica. Precisamente nella mattinata. E invece il pilota a cui daranno il cambio, loro compagno di squadra, parteciperà nelle corse numero 2 e 4 in programma rispettivamente questa sera e domani pomeriggio. Guardate la vettura numero 57, sempre di Costa Ovest, in questo caso di Agostino Rossetti, che dicevamo essere sicuramente uno dei possibili protagonisti di questa stagione, un po' di difficoltà in qualifica per lui in 16 posizione, così come per il pilota davanti a lui Ian Rocca che ha avuto un problema alla pompa di benzina nella giornata di ieri e sta cercando di recuperare terreno quantomeno in questa prima corsa 10 minuti e 55 al termine con la safety car in pista, lo ricordiamo per un incidente avvenuto nel primo giro coinvolte le vetture di Zanzotter, Makarovski Bensi e Luca Ferrario con il gruppo che è stato quindi subito ricompattato da, dalla vettura di sicurezza mentre qui inquadrata la vettura di Vittorio Milani la numero 2 della categoria junior e uno di coloro che per l'appunto dovrà consegnare la sua auto al compagno di squadra in occasione di gara 2 in questo caso a Gerardo Scarabelle e proprio di gara 2 parliamo perché la partenza sarà più tardi questa sera con il via in programma per le ore 18 con la seconda corsa del fine settimana che ci darà sicuramente qualche informazione in più su un campionato, diciamo, davvero apertissimo. Damiani è di fatto il favorito, ma attenzione ai vari piloti che si sono ben comportati nel corso, per ora, di questo primo weekend, tra cui ovviamente Nazca e Gaggianesi che sono per ora in seconda e terza posizione, ma attenzione anche, per esempio, a... Tanti altri protagonisti, come abbiamo visto, Giacomo Pedrini per ora in uh, quinta posizione, a Giuseppe Forenzi, che è stato molto rapido in uh, occasione delle prove libere. Ora si trova in dodicesima posizione. Forse dovrà uh, recuperare qualche posizione, e anzi, cercherà sicuramente di farlo negli ultimi 9 minuti e 30. Quando almeno la safety car ci permetterà di ripartire, vedete la grande presenza del uh, tricolore in classifica con però il pilota di casa Romain Damiani. Che comanda lo schieramento, grazie non solo alla splendida partenza, ma anche all'ottima pole position ottenuta in occasione della prima sessione di qualifiche. Sessione di qualifiche, che invece è stata seguita poi dalla seconda, dalla se seconda tranche di qualifiche, che ha visto uh, Damiani, sempre ottenere uh, il miglior tempo. Mentre nel frattempo, la safety car rientrerà al termine di questo giro. L'abbiamo letto dalla grafica in sovraimpressione, e dunque, siamo pronti a ripartire con 8 minuti e 50 al termine riusciremo sicuramente a vedere qualche giro eh, di azione con i piloti che dovranno quindi fare un ottimo lavoro adesso nel portare in temperatura gli pneumatici. Vediamo infatti i piloti procedere a zigzag proprio nel tentativo di aumentare la temperatura nelle proprie gomme con eh, uno pneumatico caldo e nella giusta finestra che può davvero fare la differenza nelle primissime fasi del giro, soprattutto in quelle zone dove la trazione è fondamentale, pensiamo soprattutto al primo settore di questa pista, caratterizzato da curve di medio-lenta percorrenza, con la safety car che dunque tra poco spegnerà le luci e permetterà a Damiani di procedere. Con l'operazione di ripartenza, sarà dunque scelta del pilota francese se ripartire subito, cercare di dare lo strappo decisivo per allungare su Nascar, accogliendogli di sorpresa i propri rivali, o se invece vorrà aspettare l'ultimissima curva del circuito per. Dare il via alle operazioni in questa prima corsa della Midget Italia Racing Series 2024, qui al circuito Porricar Car, primo dei cinque appuntamenti stagionali, con Damiani che in questo momento rallenta. Permette alla vettura di sicurezza di prendersi eh, il suo tempo, le sue distanze, e soprattutto per ricompattare il gruppo, cercare di dare lo strappo decisivo per mantenere la prima posizione. Damiani, Nasca, Gaggianesi, Torelli e Pedrini in questo momento la top 5 con uh, i vari colori sulla grafica che ricordano anche le categorie. Il colore giallo, per esempio, con Gaggianesi per la categoria Gentleman, il rosso di Pedrini per la Junior, mentre riparte proprio in questo momento Damiani nella penultima curva in percorrenza della curva di con Nasca e Gaggianesi che però non si sono fatti cogliere di sorpresa infatti sono incollati al posteriore di Damiani. Riparte in questo momento la corsa con il francese che darà i via alle operazioni verso curva 1 è riuscito però in maniera egregia ad allungare in fase di trazione in uscita dall'ultima curva e dunque sarà lui a comandare il gruppo in curva 1 nasca sotto attacco da un gaggianesi più agguerrito che mai che si porta verso curva 1 quasi all'interno del suo rivale mentre ci sono già lotte con la vettura di Schileo che prova l'attacco anzi la difesa nei confronti di Girotti riesce a mantenere la sua nona posizione mentre qui vediamo di nuovo Nasca impegnata nella difesa di Gagianesi e di Torelli che si è fatto vedere adesso verso curva numero 3 mentre davanti Damiani prova subito a fuggire. Ottima ripartenza dunque da parte del francese che riesce a mettere tra sé Nasca un buon margine di circa 8 decimi. Con Gagianesi, Torelli e Pedrini però incollati al posteriore del pilota italiano e quindi lotta per il podio ancora aperta. Lotta anche nelle retrovie, ricordiamolo i punti eh, assegnati a tutti coloro che finiranno la corsa, quantomeno fino al ventesimo posto, con in questo momento la scia presa da Gagianesi, che prova a farsi vedere la chicane del Mistral. Si porta forse all'interno, ma deve desistere con un Naska molto aggressivo in fase di frenata, che riesce dunque a mantenere la posizione. Ma soprattutto, grazie alla scia, riesce ad avvicinarsi a Damiani e dunque a ricucire un po' quello strappo che il francese aveva egregiamente creato. Nel corso di questa tornata, mentre nelle retrovie altre lotte con il gruppo che viene ricompattato, mentre c'è la vettura di Malvestiti purtroppo che procede lentamente lungo il Mistral al Numero 34 di casa, Italcar Motorsport. Ma torniamo davanti perché Torelli è vicinissimo a Gaggenesi, che a sua volta è vicinissimo a Nasca. Lotta per la seconda posizione, che potrebbe giovare un Damiani, che però non riesce nel settore centrale a fuggire come nel primo parziale, mentre Nasca finisce lungo in uh, percorrenza della 11, con. Uh... Il francese che ovviamente per via della scia vede i suoi rivali avvicinarsi, mette attenzione a Torelli che prova con una traiettoria più stretta a infilarsi all'interno di Gagianesi per quella che sarebbe la penultima curva e soprattutto per quello che sarebbe il terzo posto in classifica all'interno. Torelli riesce a chiudere il sorpasso e si porta dunque in terza piazza. Gagianesi deve rinunciare per ora al podio virtuale e scivolare in quarta posizione. Ottimo sorpasso da parte di Torelli che lo ha preparato in percorrenza di curva 12 completando l'incrocio alla perfezione poi in occasione della penultima curva e dunque Damiani a 4 minuti 17 dal termine inizia il suo giro numero 6 con Nasca, Torelli, Gagiannesi e Pedrini alle sue spalle. Si ricompatta anche il gruppo poi nelle, ce nelle parti centrali con la vettura numero 64 attaccata adesso all'interno e dunque Thomas Alain deve lasciare eh, strada al suo rivale mentre davanti Nasca Deve difendersi da uno scatenato Torelli che si porta adesso all'interno in curva numero 3. Si porta anche in seconda posizione. Ottimo. Il sorpasso anche se perde leggermente la vettura in fase di cambio di direzione con Damiani che riesce dunque ad allungare mentre Torelli si porta al secondo posto. Nasca che adesso dovrà preparare il controattacco verso la chicana del Mistral con la vettura. Numero 59 che si è portata dunque in seconda posizione e va subito all'interno del rettilineo, cercando di difendersi con il campione della Cleo Capitale 2022 che va a difendere all'interno, anche se la sua velocità in rettilineo è davvero buona. Quindi può riportarsi all'esterno. Mentre alle spalle del terzetto per la seconda posizione c'è un duello con la vettura di Ferloni che prova ad attaccare Giacomo Pedrini, senza successo, però rimanendo dunque in sesta posizione. Pedrini. Adesso dovrà difendersi di nuovo verso Signa, una delle curve più complicate da affrontare, soprattutto con queste vetture in, uh, su questa pista, la numero 10 delle 15 pieghe di questo circuito, con Pedrini all'interno di Signa difendersi di nuovo su Ferloni che prova all'esterno, costretto a finire lungo, ma prova a chiudere lo stesso la mossa, c'è un contatto tra i due, ma Pedrini riesce a mantenere. La quinta piazza, anche se prova adesso Ferroni, l'incrocio verso la 11. Riesce a portarsi in quinta posizione con Pedrini, che però non ci sta, prova il contrattacco, ma deve infine desistere e anzi subire anche l'attacco da parte di Lambrughi con un gran contatto da parte tra i due. Anzi, con Pedrini che allarga i gomiti e mantiene quantomeno la sesta piazza. Attenzione anche a Monforte che si fa vedere all'interno di Lambrughi. Verso la penultima curva del circuito, non c'è lo spazio per infilarsi ma c'è lo spazio per preparare un attacco all'ultima piega del circuito, costretto ad andare all'interno in questo momento Lambrughi con Monforte che deve desistere, provare l'incrocio e rilanciarsi verso curva 1, nel frattempo scappa Romain Damiani, riesce ad allungare su Torelli e sembra avere davvero il più passo di tutti mentre Gaggenesi è franco bollato al posteriore di Nasca. 1 minuto e 40 al termine della corsa, e dunque, come vedete dalla grafica, siamo nel corso dell'ultimo giro di gara con Damiani, che dunque deve completare gli ultimi 5 km per andare a trovare il primo successo stagionale. Proprio nella prima corsa con uh, Torelli che sembra aver uh, conquistato un po' di margine per la seconda posizione. Nel frattempo continua la lotta tra Monforte e Lambrughi, con quest'ultimo che è costretto ancora a difendersi, ma riesce a mantenere per ora la settima posizione. Attenzione però all'attacco verso possibilmente la chicane che interrompe il lunghissimo rettilineo del Mistral, che in altre categorie, come per esempio GT World Challenge, viene invece percorso nella sua interità senza. La presenza della chicane Qui invece abbiamo un'ulteriore staccata dove si può portare l'attacco. Vediamo se lo farà Monforte per la settima posizione. Mentre qui inquadrata la vettura di Tomala Inn, la numero 64, sempre in fasi difensive con Nasca che deve difendersi da Gaggianesi e ce la fa per ora a mantenere la terza posizione. Sarebbe importante per lui iniziare quest'anno con un podio. Mentre nel frattempo, sorpasso che arriva per Zagheb Burlar, uno dei favoriti della categoria Gentleman proprio ai danni di Lain per l'undicesima posizione. Damiani che adesso entra di fatto nell'ultimo settore della corsa con due secondi di margine su Torelli, che a sua volta ha un buon uh, distacco su Alberto Nasca, mentre continuano le lotte per le posizioni a ridosso della top ten, così come per la settima piazza con Lambrughi e Monforte ancora. Ruota ruota mentre nel frattempo, qui la In perde posizione anche da un ottimo Alessandro Girotti che l'anno scorso è stato il migliore italiano in classifica con il terzo posto assoluto. Una vittoria in stagione nel round di Monza, successo a cui vorrà sicuramente tornare, ma successo, che sembra, per ora, avere la bandiera francese al suo fianco con Romain Damiani, che procede adesso ad affrontare l'ultima curva, esce di nuovo alla perfezione e può andare a prendere dunque eh, in questo momento la bandiera a scacchi con Romain Damiani e GD Driver Racing Team che vincono il round inaugurale della stagione. La prima corsa va dunque al vice campione del campionato davanti a un ottimo Torelli e a un Alberto Nassa che mantiene il terzo posto mentre c'è un arrivo in volata con Monforte che è riuscito proprio nell'ultima curva a portare il sorpasso su Lambrughi per la settima Posizione, nessun colpo di scena invece davanti nelle ultime fasi di gara con Romain Damiani che dunque può esultare e portare a casa il primo successo della stagione iniziando al meglio. Dunque questo 2024 che lo vede come grande favorito alla vigilia, favorito sicuramente anche dopo questa corsa vista l'ottima performance da parte sua e del team, mentre qui inquadrato giustamente Davide Gaggianesi che ha vinto la classifica Gentleman che vedrà sul podio anche Monforte e Schileo classifica Gentleman ricordiamolo riservata a quei piloti che hanno tra i 40 e i 54 anni che non hanno vinto campionati nelle ultime 5 stagioni e dunque ottimo risultato per Gaggenesi, che parte la grande in questa categoria così come in quella Junior e Giacomo Pedrini a portare a casa il successo Categoria senior invece vinta da Jean-Marc Bourginot con il diciannovesimo posto assoluto ma il primo posto di categoria. E dunque grande spettacolo dopo la safety car con Romain Damiani che porta a casa il successo davanti a Torelli e Nasca. Seguono Gaggianesi, Ferloni, Pedrini, Monforte, Lambrughi, Forenzi e Schileo a chiudere la top 10. Dunque, un ottimo inizio per Romain Damiani, che ha portato a casa davanti al pubblico di casa. Il primo successo stagionale, per lui il migliore inizio non poteva esserci: Paul e Vittoria con una performance davvero impressionante. Bravo, soprattutto in fase di ripartenza, della safety car a costruire quel piccolo margine che gli ha permesso di scappare via quando inevitabilmente nasca Gagianesi e torelli hanno iniziato la loro lotta con le vetture che stanno rientrando in parco chiuso tanto pubblico presente in una giornata relativamente calda qui al porricar con la midget che ha regalato nuovamente grandi emozioni con Damianiche è stato visto per pochissimo dalle telecamere. È già rientrato in parco chiuso. E qui invece è inquadrata la vettura di Torelli, eccolo Damiani, che parcheggia e si prepara a festeggiare con il suo team. Una performance da Romain Damiani. Se siamo stati ben abituati lo scorso anno dalla pilota francese. Le aspettative sono state sicuramente rispettate. In questo avvio di stagione, sarà lui il pilota da battere anche nel corso della gara di oggi pomeriggio. Gara 2 che vedrà il uh, fortissimo pilota francese prendere il via proprio alle ore 18 per la seconda corsa stagionale. Eccolo, Damiani a colloquio con il suo team Casa GT Drive. Oramai da sempre al top in, uh, nella midget Italia con uh, un uh, pacchetto davvero. Formidabile, così come quello di GRT Motorsport che porta due piloti nei primi quattro posti. Naska chiude terzo, Gaggianesi quarto. In mezzo a questi due team c'è Costa Ovest, l'altra scuderia ben rappresentata, con Gabriele Torelli. Che dopo oltre un decennio di distanza dalle, dalle vetture di casa midget è tornato proprio in questo campionato, trovando subito un secondo posto a testimonianza della, del suo talento e della sua bravura. a colloquio proprio nel post gara con Damiani e Torelli che saliranno sul primo e secondo gradino del podio sicuramente per Damiani questa è la stagione dove puntare al titolo dopo che quest'ultimo è sfumato per una manciata di punti nella stagione 2023 contro il suo compagno di squadra Jeremy Tornissò quest'anno il transalpino campione in carica non è presente nella, nel campionato e dunque è per forza Damiani, è per forza di cose il grande favorito, ma abbiamo visto tanti piloti poter essere capaci di impensierirlo, soprattutto in una corsa ricca di emozioni come quella di oggi. Torelli, Nasca, Gaggianesi, lo stesso Giacomo Pedrini, vincitore della categoria junior quest'oggi, quindi sicuramente vivremo tante emozioni nel corso di questa stagione e nelle rimanenti tre corse qui al Paul Ricard. La seconda di questa giornata, gara 2, lo ricordiamo, alle ore 18 invece nella giornata di domenica sveglia leggermente presto per uh, i fan della Midget Italia con la corsa che partirà alle 9:15. Parliamo ovviamente di gara 3, mentre gara 4 in programma poco più tardi alle ore 11. Il piloti ancora in parco chiuso a colloquio. Con il loro team per GT Drive si tratta di fatto di un altro successo davvero importante, quantomeno in questa stagione. Andiamo dunque a vedere gli highlights di questa corsa inaugurale. Della Miget Italia Racing Series 2024, un'ottima partenza da parte di Romain Damiani, che è andato poi a difendere l'interno su Alberto Nasca, che non è riuscito ad impensierire il francese in fase di partenza. Subito tante lotte a centro gruppo che hanno scaturito poi un contatto nelle fasi eh, centrali con eh, la vettura di Giulio Bensi finita in testa coda e poi colpita da quella di Mikhail Makarowski Serticare che poi ha occupato la fase centrale della corsa e ha permesso poi ai piloti di ripartire con circa 8 minuti rimasti sul cronometro. Bravo Damiani ad allungare nelle prime fasi ed è qui iniziata la rimonta di Torelli che dal quarto posto ha infilato prima Gaggianesi e poi Nasca per portarsi in seconda posizione. Eccolo il bellissimo sorpasso ai danni del pilota di casa GRT in seconda posizione con Torelli che dunque è salito in piazza d'onore ma non ha potuto nulla contro Romain Damiani che ha allungato proprio in queste fasi mentre nelle retrovie tantissime lotte soprattutto per i piazzamenti a ridosso della top 10 con Pedrini che è riuscito a mantenere eh, la sesta posizione finale la vittoria di classe junior la vittoria invece assoluta è andata proprio a Romain Damiani e grazie a un'ottima performance con il team GT Drive è riuscito a Concludere la prima corsa del fine settimana transalpino, il suo weekend di casa, con la vittoria. Una grande performance quindi per Romain Damiani, che vediamo qui in un bellissimo slomo. Proprio nelle fasi iniziali della pista, è riuscito alla grande, a interpretare il proprio circuito di casa, portando a casa un successo che ovviamente lo porta in testa al campionato e lo conferma nel suo ruolo di pilota da battere, con la vettura di casa GT Drive, che è riuscita dunque a portare a casa il successo. guardatura quindi verso il podio che si affaccia sulla pit lane di questo splendido circuito transalpino con Romain Damini, che tra poco salirà per portare a casa il successo anzi il trofeo relativo al suo successo con lui anche Gabriele Torelli e Alberto Nasca secondo e terzo classificato di questa corsa mentre qui vediamo lo slomo di Davide Gaggianesi Purtroppo è arrivato per lui ai piedi del podio in quarta posizione, ma che potrà rifarsi in gara 2, la seconda corsa di questo fine settimana in programma più tardi, oggi pomeriggio alle ore 18, dove la vettura numero 18 di Gagianesi sarà di nuovo a caccia del podio. Gara 3 invece dovrà aspettare la giornata di domani alle ore 9.15 e infatti in programma la bandiera verde per la terza corsa del fine settimana, che invece verrà concluso da gara 4 in programma alle ore 11. E allora io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie per aver vissuto insieme le emozioni di questa Midget Italia Racing Series 2024. Eh, grazie mille e ci vediamo alla prossima corsa.